polvere è cemento. Però è bello lo stesso. Ciao Bragotters! È da un po' che non lo dicevo. Con la scusa di farmi una splittatina in quel di Madonna di Campiglio, in realtà volevo buttar giù un po' cade panza, oggi ho deciso di creare una nuova rubrica che potrebbe essere un must del mio canale. Must. So neanche cosa vuol dire. Infatti ho ben pensato di fare degli episodi dedicati ad atleti, coach e persone varie che hanno a che fare con il mondo dello snowboard di alti livelli e con cui sono in contatto grazie al mio lavoro. Il mio lavoro è fare il fotografo, trovate su Instagram ciò che faccio, eh. Quindi l'ospite di questo primo episodio sarà Alberto Maffei. Per chi non conoscesse Albi, è un atleta della nazionale italiana di snowboard freestyle, partecipa a gare di Coppa del Mondo, di slopestyle e di big air. È stato l'unico italiano nella disciplina snowboard freestyle a partecipare alle ultime Olimpiadi di Pyeongchang. Quanto bene l'ho detto. Fa parte del corpo dell'aeronautica militare, quindi se gli chiedete un giro in aereo probabilmente vi dirà de no. Non ha neanche la patente della moto, cosa ho avuto che va in aereo. Negli ultimi anni è diventato un mio amico, una sorta di fratello minore e anche un pezzettino di cuore. Infatti ogni volta che si fa male è come se mi cavasse un pezzetto. Quindi brutto sto... Cerca di non farti più male, grazie. Ma visto che il format consiste in 5 domande a testa, che io farò a lui e che lui farà a me, direi di partire subito con la prima, no? Anche perché sennò qua moro prima di arrivare a seconda. Come si fa a partecipare ad un'Olimpiade? Come funziona? Dai Albi, dai. Allora, per qualificarsi all'Olimpiadi, come tutte le cose in Italia, bisogna pagare delle mazzette alle persone giuste e avere le giuste conoscenze, ovviamente. No dai, a parte gli scherzi, il nostro sport è un po' diverso da altri, nel senso che non ha posti fissi, ma bisogna guadagnarsi il posto. E vanno solo i 30 migliori snowboard al mondo, con un massimo di 4 atleti per nazione. Se ci sono i primi 30, 10 americani, verranno conteggiati solo i primi 4. Le gare per prendere i punti sono tutte le coppe del mondo di quest'anno, dell'anno prossimo e i mondiali. E quest'anno non è partita troppo bene, su 10 gare ne abbiamo fatte 2, le altre le hanno annullate tutte, quindi vedremo come va. E niente, questo è tutto. Poi io sono sempre qua a far fatica, tu sempre a bere. Quello che voglio sapere io, che vogliono sapere tutti i tuoi seguaci, è la ricetta del Jäger Tea. Dato che ci deve essere qualcosa di strano, di eccitante, non è possibile che parli così tanto come una radio. Qual è la ricetta del Jäger Tea? Dai, svela il mistero. Ma oh, io non parlo troppo. E poi non è colpa mia se sono bravo, perché sono bambino, sono diventato oggi professore di italiano e poi ho la sala di professoressa. Io non ho capito di andare a professore studiette in una scuola media. Mi ha sempre ricordato piccolo, perché stava sempre... Chang! Insomma, ho imparato con le possibilità di migliorare le mie capacità grammaticali. Vabbè. Ah, ma tu volevi sapere la ricetta dello Jäger Tea? Allora, è semplicissima. Mischiare tutto quanto e si ha lo Jäger Tea. E non ho altro da dire su questa faccenda. E non ho altro da dire su questa faccenda. Ma ora, prima di passare alla seconda domanda ad Albi, anche se la situazione neve è una merda, con la scusa di provare una nuova inquadratura con la GoPro Max, facciamoci una discesina, Tosi. Montiamo la split al volo. E voilà! Una scheglia. E non mi resta che fare... Oh! E voilà! Non badate a qualità della neve e velocità, perché se marmo. Sì. Dropping! Sua Malta. Beh, immaginate una discesa così, con delle riprese simili, ma in neve fresca. Sarebbe bello, no? Beh, un bel po' di neve mi sa che l'ha fatta, eh. Ora, salgo un po' in modalità skier e vedo cosa riesco a trovare più in alto. Perché ha fatto un po' di neve mista acqua, misto ghiaccio, un casino. Nel frattempo, scendo alla Dorotea per poi risalire. Ma se poi, che skier ragazzi. E passiamo alla seconda domanda ad Albi. Quanto ti aiutano i tuoi sponsor e quante spese sostieni per partecipare alle gare di Coppa del Mondo? Mi sa che in tanti non se ne rendono conto. Le gare di Coppa del Mondo sono, per fortuna, tutta spesata dalla nazionale, come un bel po' degli allenamenti. Il problema principale è riuscire a fare tanti allenamenti e nei posti giusti. Soprattutto all'inizio stagione ci sono tutte le private session dove bisogna spendere a settimana tantissimi soldi. È proprio qua che entrano in gioco gli sponsor che ci danno una mano. L'aiuto degli sponsor non ci serve per andare in vacanza a fine stagione, ma ci serve per riuscire a completare la nostra stagione e allenarci di più. Lo devo appunto grazie ai miei sponsor come Barton, Oakley e Madonna di Campiglio. Per fortuna da quest'anno c'è stata un'altra azienda che, anche non venendo dal mondo dello snowboard, dalla neve, ha voluto credere nel nostro sport, ha voluto credere in me, e ecco, finito Italia, prendendo lo spazio importante che è lo spazio sulla testa. Mi vedrete sempre con il logo sul cappellino e spero di fare anche un buon lavoro e farvi vedere cosa sappiamo fare e quanto possiamo valere. Tutto questo ovviamente è solo merito mio e di quello che faccio. Robby non c'entra niente. No, scherzo. Volete sapere come l'ho ottenuto? Anche grazie a questo canale YouTube. Incredibile, no? Oltre all'indubbio valore di Albi, e questo è scontato, come ben sapete, tempo fa sono stato contattato da Cofidis, che mi ha sponsorizzato diversi video. Da lì mi è nata l'idea di proporre
proporre a loro la completa sponsorizzazione di un atleta. E Albi era la persona perfetta. Pensate all'importanza dei vostri click nei link in descrizione. Non solo avete aiutato a mantenere vivo questo canale, ma siete riusciti a permettere ad una persona come Albi di avere un budget extra per i suoi allenamenti. Vi assicuro che session come la Prime a Stubai, lo Stomping Ground a Saspe o cose simili costano una follia. Ma prima di chiedervi un'ennesima bragottata, sto giro a femo fatta ben, volevo far dire due parole a chi si è occupato di questa sponsorizzazione e cosa ha visto in Albi. Occioli? Ciao a tutti, sono Giuseppe Benevento, responsabile digital marketing di Cofidis Italia. Perché avete scelto proprio Alberto? Perché lo sport è nel nostro DNA. Oltre ad essere una finanziaria, crediamo così tanto nello sport e nei valori che rappresenta da essere proprietari di una squadra di ciclismo che corre il World Tour. Ci riconosciamo così tanto nei valori dello sport da aver deciso di buttarci anche negli sport invernali. E Alberto rappresenta perfettamente i nostri valori. Mette tanta energia in quello che fa, è e si sente parte di un gruppo e contribuisce al successo di quel gruppo. Ha un grande senso di responsabilità e un'enorme disciplina che lo aiutano a migliorarsi giorno dopo giorno. Lo sai che correte il rischio che prima o poi arrivi in un podio di Coppa del Mondo? Speriamo che succeda. Sarebbe anche ora. Arriverà, arriverà. Ecco, vedete quanto sono importanti i link in descrizione? Non permettete soltanto a me di continuare a fare video, ma aiutate un intero movimento. Infatti, sto per proporvi una bella bragottata. In descrizione trovate un link che vi porterà a un post della pagina Facebook di Cofidis Italia e che riguarderà proprio Albi Maffei. Scrivete un commento sotto a quel post e siate fantasiosi. Rendetemi orgoglioso di voi. Dai che ci facciamo due risate. Candall'ostias e tornalne bionde Rovigo o di Seveso. Andiamo avanti con le domande. Un'altra cosa che avete chiesto in moltissimi e così vi risponde una volta per tutte: come hai fatto a entrare nella nazionale italiana? Spiega Albi. Per entrare in nazionale bisogna andare dal signor Bragotto, dargli tanti soldini, pregarlo in ginocchio e forse entri in nazionale. Presto si fa, dai, svegliatevi. Voglio la coda davanti a casa sua, quella nuova. A parte gli scherzi, per entrare in nazionale bisogna semplicemente snowboardare e aver passione. E questa è la base. Poi fare tanto allenamento e cominciare a partecipare a tutte le garette. Prima a livello italiano, poi a livello un po' internazionale. Non so, per i giovani c'erano i rookie tour, ci sono ancora le Coppe Europa e così. E ci si comincia a far vedere. Gli allenatori della nazionale sono i primi che guardano la scena e se sei meritevole saranno loro a contattarti. Semplicissimo. E Roby, ok che ti vogliamo bene, ok che sappiamo che investi per costruire la casa, un anno ormai che guardiamo il tuo bagno che da non finito adesso finalmente è finito, però adesso un po' di soldini investiamoli nel portare qualche ragazza nei vlog con noi, perché io sono un po' stufo di girare sempre con te ed Emil. La porti o no? Caro Albi, io le ho provate tutte per portare qualche bella signorina in questo canale, ma devi sapere che non essendo un faccino d'angelo e non essendo fisicato come le persone che seguo, tipo te, le ragazze che contattano me lo fanno per conoscere te. Non è vero. No. Sì. Che palle andare via con gli atleti. Non potevo fare un canale di pallavolo quella volta. È una vita di merda. Ma prima o poi le cose cambieranno. Forse i 100.000 iscritti. Ho detto forse, Fioi. Intanto voi iscrivetevi al canale. Si sa mai che a 100.000 succeda qualche sorpresina? Oh, arrivato. Ora, finché son caldo, montiamo la split al volo. Oh, e voilà. Ormai sono una macchina. Ma prima di scendere, piccola pausa. Ed ora, oh, Ale! Sarà acquatosi, però sempre meglio di una birra analcolica. Dropping! Pesante, gli era pesantissima. Ma neanche a mai, Fioi. Ma ora, quarta e penultima domanda ad Albi. Poetica sto giro, eh. Cos'è per te lo snowboard? Cos'è lo snowboard per me? Lo snowboard è un po' complicato da descriverlo, nel senso, sembra sempre la solita frase poetica dove si dicono le stesse cose, ma per me lo snowboard è pura libertà. Pura libertà dello staccare da tutto il resto e di fare quello che mi piace. E per fortuna sono riuscito a trasformare questa cosa anche nel mio lavoro. Ancora oggi, ancora dopo tantissime giornate sulla tavola, ogni giorno che non vado è una mancanza nel mio essere, proprio una cosa che mi serve per star sereno, mi serve per star tranquillo e per vedere ormai tutti i miei amici. Questo è lo snowboard per me. Oh, che fatica! Oh, Roby, però, che domande? Un giorno che non faccio allenamento, no? Oh, dopo che mi hai fatto fare tutta questa fatica in più, la domanda che ti faccio è: preferiresti non bere birra per un giorno o che ti butto fuori di casa? Scegli tu. 10 birre, grazie. Ma quanti siete? Da solo. Ah. Oh, grazie. Oh, tu niente? Saluta. Grazie. Oh, finalmente. Vabbè, tanto Albi non mi chiuderebbe mai fuori di casa. Che? Albi, aprimi. Ma scusami, sono le 6:05. Non ci credo che non hai bevuto neanche una birra. Zero. Ciao. Albi.
Albi, ma non è vero. Ma non è vero. Mi lascia fuori, sotto la neve. Andrò in cerca di una panchina. Un bragotto clochard. Oh. Voilà. Mica mi ha aperto, eh. Che cattivo. Comunque, fatemi sapere qui sotto con un commento quali ospiti vorreste vedere nei prossimi video con questo format. Immagino già. Ah sì, in descrizione trovate anche il suo Instagram, così potete insultarlo o dirgli che deve trattarmi meglio. Comunque c'è l'elastico, eh. Ricordandovi di cliccare il link in descrizione e di lasciare un commento e di iscrivervi al canale e di guardare Instagram, quello che faccio, il mio lavoro, bla bla bla. Anche per questa volta è tutto. Ci si vede presto e ci si vede alla prossima. Ciao, wow, 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 wow. Ma Albi, non manca la quinta domanda. Come? Ma la fine? Albi pensava di fare il simpatico, ma l'altra mattina ho fatto la cacca e non ho tirato lo sciacquone nel suo bagno.